Buongiorno, bentrovati. Oggi Fra Ezio non è qui nei nostri studi, ma ci fa comunque compagnia e ci aiuterà in questo cammino, in questo percorso in collegamento Skype. Pace bene, bentrovato Fra Ezio. Pace bene a te Nicola e pace bene a tutti i nostri cari amici di Padre Pio TV che ci stanno seguendo da casa. Ecco, dicevamo oggi un altro appuntamento interessante che ci metterà, diciamo, davanti, degli esempi di umiltà, di eroismo anche, e lo faremo soprattutto al termine del nostro appuntamento quando parleremo di Akash Bashir, questo, giovane pakistano che ha sacrificato la propria vita per salvare quella, di tanti fedeli nel suo paese. Ma parleremo anche di, Rachelina Ambrosini, altra straordinaria, figura. Ma come sempre vogliamo iniziare con, delle esperienze legate alla nostra realtà, la realtà dei frati minori cappuccini della nostra provincia religiosa di Sant'Angelo e Padre Pio. Parleremo in particolare di Fra Modestino Fucci. È vero, Fra Ezio, cosa possiamo ricordare di Fra Modestino? Non voglio anticipare nulla perché avremo con noi Fra Nazario che ce ne parlerà molto bene, quindi lasceremo subito a lui la parola in modo tale che potremo approfittare per cogliere questa esperienza di un confratello di Padre Pio. Gli è stato accanto per molto Sicuramente. tempo, Allora, quindi adesso penso Nicola che sia opportuno, ecco, mandare la clip e poi sì. dare la parola eventualmente subito a Nazario. Perfetto, come anticipavi, vediamo allora una clip che ci parla di uno degli aspetti legati a Fra Modestino. Fra Modestino è stato un instancabile frate minore cappuccino, umile e semplice. La sua esistenza si è concretizzata in un impegno esemplare profuso in ogni compito che gli è stato affidato, spinto dalla consapevolezza di essere stato un testimone diretto della santità di San Pio, dal quale ha appreso la generosità nell'ascolto e l'impegno nella preghiera a favore dei propri fratelli, accogliendo alla porta del convento fratelli e sorelle in cerca di una parola di conforto. Dopo la morte del cappuccino stigmatizzato, Fra Modestino fu trasferito a San Giovanni Rotondo come portinaio del convento, dove assicurava ai tanti pellegrini che lo incontravano le sue preghiere per invocare l'intercessione di Padre Pio, ottenendo numerose grazie dal cielo. Dai tratti caratteristici di questo servizio di accoglienza si può definire Fra Modestino come un interprete originale della minorità francescana. Non negava a nessuno il tempo necessario per poter raccontare le esperienze della propria vita e le sofferenze del corpo o dello spirito. Spesso ripeteva che la sua vita era offerta per i peccatori e in ogni circostanza aiutava quelli che incontrava sul suo cammino a varcare la soglia del confessionale per chiedere perdono a Dio. Un altro aspetto da evidenziare di Fra Modestino è quello della sua vita di preghiera, vissuta come pane quotidiano. Sostava davanti al tabernacolo per ore, segno visibile di una vera e propria familiarità con Dio. Questo atteggiamento lo ha reso sempre più sensibile verso i bisogni dei fratelli e, nonostante i suoi acciacchi fisici e le sofferenze dell'età, finché ha potuto, anche contravvenendo al parere dei medici, non si è risparmiato per accogliere chi veniva a San Giovanni Rotondo e chiedeva esplicitamente di incontrarlo, riservando a tanti anche le residue energie degli ultimi anni. Eccoci di nuovo qui insieme verso gli altari, dunque apre quest'oggi l'appuntamento soffermandosi su Fra Modestino Fucci. Siamo in attesa di collegarci con padre Nazario Vasciarelli per approfondire alcuni dei temi legati appunto al suo esempio, alla sua spiritualità. Intanto, Fra Ezio, ecco appunto, abbiamo visto un'introduzione di Fra Modestino soffermandoci sull'umiltà, un aspetto questo caratteristico dei cappuccini. E certo, la dice lunga anche il fatto che un fratello religioso che si dedicava soprattutto alla portineria, no? Niente di straordinario, no? Accogliere i fratelli che bussavano alla porta del convento, le sorelle che bussavano alla porta del convento e
un'attenzione particolare non la dobbiamo sottoporre soltanto all'ascolto che Fra Modestino aveva nei confronti di queste persone che erano in convento, ma soprattutto, Nicola, cari amici di Padre Pio TV, anche l'importanza che aveva Fra Modestino nel condurre a Dio queste anime. Molti fratelli, parlandoci di Modestino, ci hanno sempre detto che non mancava mai che lui accompagnasse una persona dopo il suo incontro Hola. al confessionale. E penso che Nazario è in collegamento Sì, adesso con noi, ho Nicola. sentito la voce di Fra Nazario nel frattempo. Pace bene, Padre Nazario, sei in collegamento con noi in diretta. Buona giornata. Pace bene a tutti. Nicola, e che bella sorpresa. Ti Ciao, ringrazio, Ezio. Padre Nazario, da un po' Ciao che non ci a sentiamo. te, Nazario. Ecco. C'è anche Fra Ezio ovviamente in collegamento, sentirai anche lui, lo stai ascoltando appunto in Corretto. questa nostra introduzione. Fra Nazario, abbiamo parlato dell'umiltà, almeno abbiamo voluto approfondire questo ambito dell'esperienza di Fra Modestino. Cosa ci puoi aggiungere, tu che sicuramente hai in mano tanti documenti e anche tante esperienze che lo hanno riguardato? Bene, se il tema dell'umiltà è un tema che riguarda Fra Modestino, posso dire che è uno dei temi fondamentali, credo, su cui andrà a investigare il tribunale ecclesiastico, no? Che Sua Eccellenza Monsignor Moscone ha costituito per studiare la figura del servo di Dio Fra Modestino da Pietrelcina. Che cosa dire dell'umiltà? Che lui l'ha vissuta imparandola nella sua famiglia Pietrelcina, così come il suo maestro. Tante cose sono simili tra Padre Pio e Fra Modestino. Poi ha imparato molto dalla sua scelta di vita, quella di essere frate minore cappuccino nel servizio ai fratelli. Sappiamo tutti che Fra Modestino non era sacerdote e questo fatto l'ha aiutato molto perché ha fatto delle esperienze che lui ha raccontato anche nei suoi scritti che veramente lo hanno costretto a vivere l'umiltà. E ho un episodio che mi viene subito alla mente, che io ho detto, ma i superiori, quando l'ho letto, io ho detto, ma i superiori sono stati troppo duri con Fra Modestino giovane. La prima fraternità dove è stato Cerignola, la nostra fraternità dei Cappuccini a Cerignola, e poi pensate che Fra Modestino fu trasferito a Pietrelcina con il compito di questuante. E Fra Modestino, che è sempre stato un uomo che aveva delle bellissime qualità anche umane, relazionali, l'abbiamo visto soprattutto a San Giovanni Rotondo, e a un certo punto si è trovato a dover questuare per il paese di Pietrelcina e poi soprattutto per Piana Romana, dove c'era la sua famiglia. E non è che prima anche la vocazione laicale del nostro ordine venisse valutata in maniera corretta. E la cosa più dura è stata dover chiedere la carità per i frati nella sua famiglia, a casa sua, incontrare gli occhi di sua madre, ma poi chi lo tolse dall'imbarazzo fu il padre, che lo riempì di ogni ben di Dio, perché la famiglia di Fra Modestino è sempre stata vicina alla figura di questo loro parente, di questo loro figlio. Da questo ho imparato molto, come anche ho imparato molto, per esempio, in un episodio che lui racconta, l'incontro con le Serritelli, di cui lui era diventato un po' il taxista. E per stare vicino a Padre Pio, lui si è assoggettato persino a questo sacrificio di dover stare con queste sorelle Serritelli. A un certo punto lui si scoccia perché
non lo trattavano bene perché c'era una diversità di pensiero, e lui a un certo punto va da Padre Pio, il suo maestro, il suo padre spirituale, dice: basta, adesso me ne torno a Pietrelcina, il pane a casa mia ce l'ho, devo finirla di fare il servo in questo modo ed essere maltrattato da queste persone. E Padre Pio lo abbraccia, dice: tu lo devi fare per me. Dice: innanzitutto abbassa la voce, se no i confratelli sentono tutto. E lì dice: chiedimi qualsiasi cosa, però fallo per me, rimani qui. Ed è stato un periodo proficuo, perché ha imparato molto da Padre Pio e dall'umiltà di Padre Pio. Ecco, Fra Nazario, ci hai raccontato davvero degli episodi importanti che riescono a contestualizzare anche l'argomento che volevamo affrontare oggi. Sono tanti gli aspetti di Fra Modestino che andremo ulteriormente ad approfondire nel corso dei prossimi appuntamenti a lui dedicati. Intanto, Fra Ezio, tu sai benissimo, la nostra scaletta ci impone anche delle pause. Nel ringraziare Fra Nazario per averci dato l'opportunità anche quest'oggi di soffermarci su Fra Modestino, ci fermiamo per una pausa pubblicitaria. Dunque torniamo insieme verso gli altari per continuare a parlare di santità. Fra Ezio, abbiamo introdotto la puntata con Fra Modestino, abbiamo sentito le parole di Fra Nazario Vasciarelli, ed ora ci inoltreremo in un altro ambito dell'esperienza di santità quotidiana, possiamo dire così. Parleremo di Rachelina Ambrosini. Volevi aggiungere qualcosa rispetto a quanto abbiamo detto finora? Le prossime due figure di cui parleremo adesso noteremo che hanno in comune il carattere della pace. Non aggiungo niente, poi magari ecco più avanti ne parliamo. Vai. E allora introduciamo anche questa realtà attraverso una scheda biografica introduttiva. Rachelina Ambrosini. Rachelina nacque il 2 luglio 1925 presso Pietra de' Fusi, in provincia di Avellino. Era una bambina vivace e buona, generosa, aperta al prossimo, umile, silenziosa e obbediente. Aveva una religiosità profonda, sintetizzata in questo suo pensiero. Cerca la pace, il grande dono di Dio, l'unica gioia che non si può godere nel male, l'unica gioia perfetta che è frutto del bene. Alcuni testimoni raccontano che le sue prime parole furono Ave Maria, quelle che ogni giorno sentiva recitare dalla madre durante la preghiera del rosario. A lei raccontò l'apparizione della Vergine Maria che avvenne mentre Rachelina giocava nel giardino di casa. Più volte la piccola disse di aver visto la Madonna, e a 5 anni, gravemente ammalata di morbillo, rivelò di aver visto anche Sant'Antonio, che le aveva preannunziato: guarirai presto e bene, ma prima dei 16 anni mi raggiungerai in paradiso. Difficile prova per Rachelina fu la lontananza dal paese e dai suoi adorati genitori, negli anni di studio trascorsi prima al liceo Orazio Flacco di Bari e poi a Roma, al liceo del Collegio Cabrini, retto dalle suore del Sacro Cuore. L'amore per il padre, la madre e tutti i suoi cari si fondeva al desiderio di assecondare i loro desideri, di sottomettersi alla loro volontà e di compiacere dando il meglio di sé. Quella di Rachelina è stata un'esistenza speciale, per la sua umanità, per gli eventi prodigiosi che l'hanno caratterizzata e infine perché nei momenti più difficili, anche quelli più penosi della malattia che la ridusse in fin di vita il 10 marzo 1941, tali furono la sua forza d'animo e la sua fede che non si perse mai nello smarrimento generato dalla sofferenza. Ecco, dunque abbiamo sentito anche in questo caso quanto la croce sia un aspetto importante, fondamentale nella strada di queste personalità che dal punto di vista spirituale hanno saputo accettare e vivere fino in fondo appunto la volontà di Dio. Dovremmo essere in collegamento tra qualche istante, Fra Ezio, con Suor Francesca Caggiano delle Figlie di Maria
ausiliatrice delle Salesiane di Don Bosco, che è la postulatrice per la causa di beatificazione e canonizzazione della venerabile serva di Dio Rachelina Ambrosini. Attendo di avere conferma appunto della sua presenza in collegamento. Intanto, Fra Ezio, ecco, dicevamo appunto della sofferenza, l'accettazione della croce anche in Rachelina Ambrosini. Certo, come dicevamo prima, anche qui rispecchia un aspetto molto importante come per Fra Modestino, che è appunto l'umiltà. Negli scritti appunto di Rachelina si legge che era una giovane molto generosa, aperta al prossimo, umile, silenziosa e obbediente. Prima dicevo l'aspetto della pace, che è molto importante, perché è una tematica che ritorna, cioè quella della pace del cuore. Una pace che si acquisisce, guarda, sembra un pochettino dissonante, quasi con l'obbedienza. Sì, è proprio così, Nicola, cioè l'obbedienza, dall'obbedienza scaturisce la dimensione della pace del cuore, no? L'abbandonarsi, quell'abbandono confidente in un disegno ancora più grande che un disegno di amore e di pace, diviene la linea anche per la nostra, appunto, Rachelina, che è, assumerà già da quando sarà giovane il titolo della santa studentessa, no? Un pochettino così. È un aspetto molto importante, penso che non appena si collegherà con noi Sor Francesca potremo sicuramente condividere, ecco, un pezzettino di questa storia, anche qui, come l'altra volta, Nicola, una figura molto giovanile, no? Una sedicenne, quindi sono provocazioni che arrivano a quelli più giovani, ma anche a noi che abbiamo anche il cammino in questa gioventù. È molto importante questo. Sì, Fra Ezio, facevamo caso anche l'altra volta a questi aspetti collegati anche, diciamo, un po' all'anagrafe. Talvolta ci troviamo di fronte ad esperienze di vita lontane nel tempo, lontane negli anni, seppur essendo legate a figure giovanili, ma che ancora oggi riescono a darci un esempio forte, concreto. Nicola, è quel filo conduttore che dicevamo sempre, lo ripetiamo sempre in ogni puntata, che fa di questo programma non un programma televisivo, ma una vera e propria scuola d'amore. Il filo conduttore è proprio questo, cioè il filo rosso che conduce tutti i protagonisti è proprio il disegno dell'amore, un amore che è donazione, un amore che è, ecco, totale abbandono nelle mani del Signore, un amore che è appunto apertura del cuore, desiderio di pace, desiderio di fraternità, desiderio di totalità, potremmo dire di una totalità che dice appunto il massimo, potremmo dire. No, io penso a, come immagine e pilastro per tutte le figure di santità, l'immagine di Gesù crocifisso. Ecco. No, è quella l'unica immagine. Infatti, ed è quella che accomuna, come dicevamo, un po' tutte queste figure. Dovremmo avere... Ne deriva la scuola d'amore. Ecco, sì, infatti. Dovremmo avere in collegamento telefonico Suor Francesca Caggiano, appunto, per inoltrarci, per approfondire. Buongiorno a lei, Suor Francesca. Ecco. Buongiorno, grazie per avermi chiamato e per avermi dato questa possibilità di parlare di Rachelina. Ecco, abbiamo qualche minuto a nostra disposizione, purtroppo i tempi sono limitati, ma vogliamo sapere direttamente da lei, ecco, chi era in effetti Rachelina? Sì. Allora, Rachelina Ambrosini innanzitutto è una bellissima figura di venerabile adolescente. È nata nel 1925 a Pietra dei Fusi, in provincia di Avellino, e come diceva anche il video prima, all'età di 4 anni Rachelina parla con la Madonna le appare diverse volte e le dice di essere più buona, di ascoltare i genitori e poi di, se lei ha voglia di parlare con la Madonna, di prendere il rosario e di iniziare a pregare. All'età di 5 anni lei ha il morbillo, che a quel tempo non aveva ancora il vaccino, e in un momento un po' difficile il Sant'Antonio si
presenta, le appare e le dice che l'avrebbe guarita, ma all'età di 10 anni, dopo 10 anni, sarebbe ritornato a prenderlo. Perciò poi Rachelina fa una vita molto semplice, generosa verso tutti, verso i più poveri, va a scuola, è una bambina molto portata nello studio, poi all'età di 11 anni va a Bari a studiare e poi arriva al liceo a Roma e per una meningite il 10 di marzo del 1941 muore. Questa è un po' la vita breve ma intensa, perché Rachelina ha una forte spiritualità e una grande interiorità, e una delle sue caratteristiche è quella di essere generosa con i più poveri, di pregare, di vivere la vita sacramentale in maniera profonda, di aiutare gli altri, soprattutto per chi è nel bisogno. Ed è proprio per questa vita semplice, no? Perché Gesù dice che ai piccoli è rivelato il Regno dei Cieli, che nel 1995 si chiude il processo diocesano e Benedetto XVI il 10 maggio del 2012 la dichiara venerabile. Perciò una vita breve con due elementi straordinari: la presenza della Madonna che le appare spesso e Sant'Antonio, e una vita, come devo dire, bella, pur sapendo di morire all'età di 15 anni, però questo non le ha fatto paura, anzi nella sua fanciullezza, adolescenza, lei vive il cristianesimo nella semplicità ma con tanta gioia e tanto entusiasmo, proprio perché Dio è fonte di pace, si sente amata e guardata dal cielo che le sorride, perciò va avanti nella sua vita e incontra la morte con grande serenità. Ecco, questo è Rachelina. Abbiamo tratteggiato un po' gli elementi che poi hanno caratterizzato la spiritualità di Rachelina Ambrosini, ma adesso in questo nostro ultimo minuto, prima di un'ulteriore pausa, vogliamo fare un accenno a quella che può essere l'attualità del messaggio di Rachelina oggi. Sì, allora Rachelina è innanzitutto seguita da tantissimi giovani che nel nome suo vivono la solidarietà e la carità. Poi è una grande maestra di preghiera, un amore verso lo studio per la valorizzazione dei talenti, e anche una maestra di vita per quanto riguarda l'amicizia tra i ragazzi. E se posso brevemente dire una cosa, mi piacerebbe raccontare un piccolo legame che ha con Padre Pio. Sì, la mamma, 10 anni dopo la sua morte, viene portata dalle amiche a San Giovanni Rotondo. Si presenta davanti a San Pio per la comunione. San Pio dice: ecco, questa è la mamma di una santa. La invita poi ad andare nella sacrestia. Non si sa che cosa si sono detti, però una cosa interessante è che le prime immagini di Rachelina come serva di Dio vengono stampate a San Giovanni Rotondo e i primi postulatori sono dei padri cappuccini della comunità di San Pio. Perciò c'è anche un legame bello tra San Pio e Rachelina. Assolutamente. Questo. E questo ci lega ulteriormente ad una figura che andremo ad approfondire sicuramente anche più in là. Intanto, bene, ringrazio Sor Francesca per averci dato questa opportunità. Allora, grazie a voi, arrivederci. A lei. Fra Ezio, la nostra, come dire, scuola d'amore che vogliamo offrire ai nostri telespettatori ha un altro momento di pausa e poi torneremo insieme per proseguire con un'altra figura di santità da proporre. Abbiamo ancora l'opportunità, ecco, di proseguire con verso gli altari ed abbiamo questa volta modo di inoltrarci, di spostarci in una realtà anche per certi aspetti difficile. Parliamo del Pakistan e di un atto di eroismo che può portare alla santità. Anche questo appunto può essere un elemento da sottolineare. Allora, prima di inoltrarci nella scoperta, nel dettaglio di questa figura, vediamo anche in questo caso una scheda relativa ad un giovane, Akash Bashir. Il 15 marzo 2022,
nella cattedrale di Lahore in Pakistan, a 7 anni esatti dalla sua morte, è stata aperta l'inchiesta diocesana della causa di martirio di Akash Bashir, laico ex allievo di Don Bosco. Akash Bashir, di nazionalità pakistana, il 15 marzo 2015 si sacrificò per impedire che un attentatore suicida provocasse una strage nella chiesa di San Giovanni a Johanabad, quartiere cristiano di Lahore, in Pakistan. Akash Bashir aveva 20 anni, aveva studiato all'Istituto Tecnico Don Bosco di Lahore ed era diventato un volontario della sicurezza. Quel tragico 15 marzo, come ogni domenica, stava svolgendo il suo turno. Era incaricato nello specifico di vigilare sulla sicurezza all'entrata della chiesa di San Giovanni. Mentre era in servizio, gli giunse la notizia che la Chiesa di Cristo, una chiesa anglicana situata a 500 metri di distanza, era stata attaccata da alcuni attentatori. Akash cercò quindi di mettere in sicurezza l'area antistante alla chiesa di San Giovanni, quando vide un uomo correre verso l'edificio. Era un terrorista, intenzionato a compiere una nuova strage. Akash gli si pose di fronte, cercando di bloccarlo. L'uomo lo minacciò, dichiarando di avere una bomba con sé, ma il giovane non si lasciò intimorire. Lo abbracciò per evitare che entrasse nella chiesa. L'attentatore si fece saltare in aria, provocando la morte di Akash e di altre 2 persone. Con il suo sacrificio salvò la vita di oltre 100 persone. La storia della Chiesa è fortemente segnata da tante donne e da tanti uomini che con la loro fede, con la loro carità e con la loro vita sono stati come fari che hanno illuminato e continuano ad illuminare tante generazioni nel tempo, ha scritto il rettore maggiore Don Angel Fernandez Artime nel 2019. Per i cristiani di Johanabad, per la Chiesa di Dio che è in Pakistan e per tutta la famiglia salesiana, Akash, con la sua grande fede, è esattamente questo, un faro, un esempio da seguire. Sulla sua tomba in tanti si recano per pregare e per chiedere l'intercessione. Il suo atto coraggioso ispira ancora oggi i cattolici pakistani nel loro cammino quotidiano e li motiva a non scoraggiarsi davanti alle tante sfide e alle persecuzioni che devono tuttora affrontare. Il luminoso esempio di Akash Bashir continua a diffondersi in tutto il mondo. Egli ha incarnato la parola di Gesù. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Un'esperienza straordinaria. Ed abbiamo in collegamento Don Pierluigi Cameroni, che è postulatore generale dei Salesiani e che ritroviamo nell'ambito del nostro programma. Ben trovato, Don Pierluigi. Buongiorno a voi e grazie per l'invito. Ecco, abbiamo fatto una scheda sintetica di quella che è stata la vicenda terrena, umana di Akash Bashir. Ma cosa possiamo aggiungere di questo ragazzo straordinario che ha vissuto in un contesto che potremmo definire sicuramente particolare? Beh, innanzitutto complimenti per la sintesi della sua biografia ben presentata. E direi occorre sottolineare come la vita di un giovane di 20 anni, Akash Bashir, è la vita di un giovane molto semplice, di una famiglia umile, povera, però ecco davvero ricca nella fede, come tante famiglie e comunità cristiane del Pakistan, dove la fede è davvero una sfida quotidiana da tutti i punti di vista. Ecco, e quindi sottolinea proprio questo fatto di una persona, di un giovane, che è l'espressione di una chiesa, di comunità che vivono nella fede. I martiri non sono mai persone isolate, ma sono il frutto più bello, maturo, ecco, della santità della Chiesa. E quindi credo che la sua storia è di grande attualità anche per i giovani di oggi, perché ci fanno ricomprendere un po' come Giovannino Bosco si sentì dire nel sogno dei 9 anni, renditi umile, forte e robusto. Ecco, Akash è stato un giovane umile, forte e robusto, che veniva da una famiglia cristiana
dove ha preso la fede proprio in forma generativa dai suoi genitori. Abbiamo visto nelle immagini proprio il papà, la mamma, i fratelli, una famiglia di grande spessore religioso. E mi piace sottolineare che il suo martirio non è stato improvvisato. Mai i martiri improvvisano il martirio, ma il martirio è frutto di un percorso. E anche lui, pur nella sua breve vita, ha fatto un cammino nella fede, nell'approfondimento della parola di Dio, nella fedeltà ai sacramenti, nella partecipazione alla vita cristiana. Ecco, questo è un messaggio che tocca tutti noi e ci propone come essere cristiani è sempre un camminare controcorrente con la forza dello Spirito. E vorrei sottolineare quella frase che è un po' il simbolo della sua offerta: morirò, ma non ti lascerò entrare. Certo, il senso immediato è il rapporto al terrorista. Ma credo che il senso simbolico è molto più profondo e ci invita a riscoprire quella lotta che ogni cristiano è chiamato a vivere perché il male non prenda piede nella sua vita, nei suoi pensieri, nei suoi gesti e nelle sue parole. Ecco, Fra Ezio, sei in collegamento, hai qualcosa da chiedere a Don Pierluigi? Grazie per aver accolto questa nostra, ecco, proposta di poterci collegare e parlare appunto di Akash Bashir, una figura che sembra molto distante, ma ancora una volta io direi molto attuale, soprattutto per il periodo che stiamo vivendo. Vorrei riportare leggermente le parole del vescovo di Lahore, che diceva così: noi cristiani siamo uomini di pace. Non lasciamo che il dolore annebbi il nostro sguardo, che sia sempre lo sguardo di Cristo e del suo Vangelo. Dicevi bene prima quanto è importante oggi saper trasmettere amore senza lotta, senza, ecco, più che altro, più che senza lotta, senza violenza, ecco, questo è il termine più giusto. Promotori di pace, non soltanto martirio, ma anche promotori di pace. Beati gli operatori di pace perché veramente saranno chiamati figli di Dio. Sì, nelle testimonianze che stiamo raccogliendo è interessante, ragazzo e da giovane, Akash Bashir si manifesta proprio come uomo di pace con alcune caratteristiche, due in particolare. Opera la pace nel rispetto e nella promozione della giustizia. Perché non c'è vera pace senza giustizia, e giustizia significa dare a ciascuno ciò che gli spetta e vuol dire essere coerenti con le proprie scelte, ma nello stesso tempo Akash è uomo di misericordia. È molto ricordato proprio nella sua vita quotidiana di un ragazzo, direi semplice, ordinario, però con l'attenzione ai poveri, agli ultimi, ai bisognosi. Anche in gesti direi molto quotidiani, no? E dentro i quali esprime questa attitudine del cuore di saper accogliere le persone, di sapere, direi, intercettare i loro piccoli bisogni o le loro necessità e di dare una risposta, ecco, direi con il condimento dell'amore, cioè con quella qualità che rende ogni gesto autentico ed evangelico. Ed ecco Nicola, vedi come ritorna anche dalle parole di Don Pierluigi il condimento dell'amore. Noi siamo qui a questa scuola proprio per imparare questo amare, amare, Certo. donarsi. Ecco. Sì, il tema della donazione ovviamente è fondamentale e lo stiamo riscoprendo anche attraverso queste vite esemplari. Ma tornando al contesto del Pakistan, Don Pierluigi, un contesto che avevamo detto anche all'inizio particolare, forse anche per certi aspetti difficile, quali difficoltà vivono i cristiani in Pakistan? Beh, chiaramente, come possiamo intuire, i cristiani in Pakistan sono, diremmo, cristiani di frontiera e di trincea,
Ecco, perché l'essere cristiano davvero in un contesto a maggioranza islamica con varie espressioni fondamentaliste, ecco, non è per nulla facile, e per cui c'è facilmente la discriminazione, l'accusa, però credo che, lo abbiamo visto anche in questi tempi, in questi mesi, la testimonianza di Akash Bashir e di altri cristiani, perché bisogna ricordare che c'è un ecumenismo del sangue che unisce le diverse confessioni cristiane, sta dando grande forza alle comunità cristiane del Pakistan. E la Chiesa, soprattutto di Lahore, dopo questa offerta di Akash, è come rifiorita. Il parroco ci diceva che sono aumentati i battesimi, la frequenza alla Chiesa, superando anche il timore. Perché non è come da noi che uno va in chiesa e non gli passa neanche per la mente che ci potrebbe essere qualcuno che si fa saltare in aria. Ecco, questo è un pericolo costante per queste comunità. Però ecco, ne traggono forza. E anche qui c'è un altro aspetto di pace, perché si aprono al dialogo con gli altri cristiani, per esempio gli anglicani. All'apertura della causa c'era anche il vescovo anglicano, ma anche con tanti musulmani con cui c'è, direi, un dialogo, un'apertura. È bello ricordare che chi ha offerto il marmo per la tomba di Akash è un musulmano. È bello, Questo è interessante, che esprime sicuramente. proprio una partecipazione. E questa causa per la Chiesa pakistana è davvero qualcosa di straordinario, perché è la prima causa, e capite che è un'apertura di causa con la presenza di tutti i vescovi del Pakistan, con il nunzio apostolico, la famiglia, i giovani, tutti i cristiani. Ecco, questo ci dice come il martirio consolida l'identità dei cristiani e dà il coraggio nel proseguire sulle vie della pace, del dialogo e della riconciliazione. Non è con la guerra, con le armi e con le bombe che si risolveranno le difficoltà, ma è con la testimonianza del Vangelo. Ed è bello che qui è un giovane che è il frutto maturo anche del sistema educativo di Don Bosco, che chiedeva ai suoi giovani proprio di impegnarsi per essere buoni cristiani e onesti cittadini. Ecco, Don Pierluigi, abbiamo fatto una sintesi sicuramente importante dell'esperienza di Akash Bashir. Possiamo dunque concludere dicendo che uno degli apporti fondamentali che il suo esempio può dare ai cristiani in Pakistan, e non solo ai cristiani, è proprio il dialogo. Esatto, sì, cioè educarci proprio al dialogo, e io direi tante volte noi il dialogo lo riduciamo a un fatto verbale, no? Di parlare, ma non è quello solo. Il dialogo è la capacità di relazione che le persone vivono, e Akash proprio nella testimonianza del papà, della mamma, ecco, e dei suoi fratelli, di tanti giovani, ha vissuto proprio la capacità di incontrare le persone, di accoglierle nella sua vita, di essere attento alle loro necessità. Ecco, il dialogo si traduce poi nei gesti concreti dell'amore, del servizio, della disponibilità. Grazie Don Pierluigi, un saluto da parte tua, Fra Ezio. Ed ecco, il saluto è quello che ci dobbiamo augurare sempre, no? Anche a conclusione della nostra trasmissione, noi auguriamo quell'augurio di Francesco, che sia un augurio di pace e bene a tutti. Quindi è l'augurio più bello che possiamo fare in questo periodo, ecco. Sicuramente. Grazie a voi. Ecco. Sicuramente. Grazie Don Pierluigi. Allora, Fra Auguri, Ezio, buon lavoro. grazie, grazie ancora. Fra Ezio, abbiamo concluso anche per quest'oggi la nostra puntata di Verso gli Altari, come sempre ricca di spunti di riflessione. Torneremo come sempre insieme alla settimana prossima per ulteriori esempi da proporre al nostro pubblico. Allora, il nostro saluto, Fra Ezio, si volge anche ad un'altra figura velocissimamente, quella di padre Mariano da Torino. A questo proposito c'è anche un importante appuntamento, Fra Ezio, vero? Rivolgere sempre quello, pace e bene, Concludi, concludi a tutti quanti, ovviamente.
Ecco qui. Va bene, Fraezio. Abbiamo forse avuto un po' di confusione con l'audio in studio in questo momento, però il saluto è chiaro. Pace e bene. Pace e bene. Grazie ancora. Allora, verso gli altari termina qui. Vi ringrazio per l'attenzione e ci rivediamo la settimana prossima.